Quando il Napoli vince ed hai il sorriso stampato sulle labbra, viva Latino! Se in riunione non riesci a non pensare alle sostituzioni, viva Latino! Hai litigato con il tuo collega per colpa del 4-3-3? Viva Latino! I gol degli azzurri te li sogni la notte e pure di giorno, viva Latino! Viva Latino! Buonasera, buonasera, eccoci qua, è come ormai consuetudine, tutti i giorni dal lunedì al venerdì siamo insieme alle 18:15, minuto più, minuto meno, su Teleclub Italia con questo spazio preserale, così l'ho battezzato io, ma dal punto di vista proprio della messa in onda è uno spazio preserale, che Teleclub Italia, canale 77 del digitale terrestre, mette a nostra disposizione, mette a vostra disposizione, ma dico a nostra perché in effetti questo è uno sfogatoio quotidiano sul mondo Napoli, su tutto quello che accade attorno al Napoli, quindi quale migliore occasione, insomma, per sfruttare questo spazio, perché qui, ma sul serio, qui potete dire la vostra. In questo spazio mai nessuno vi dirà questo lo puoi dire, quest'altro non lo puoi dire, questo si può fare, questo non si può fare. Questo è uno spazio apertissimo, dove l'argomento può essere il Napoli, ma non è detto, magari si può anche così parlare d'altro. Però è chiaro ed evidente che la passione per la maglia azzurra al centro della discussione, ci mancherebbe altro. Le coordinate per intervenire 081 506 7764, questo è il numero del filo diretto, memorizzatelo, anzi, oltre ad averlo memorizzato, fatelo circolare, voi lo memorizzate e lo fate circolare. Amici, tifosi, parenti, conoscenti, c'è questo spazio libero, interveniamo, diciamo la nostra, questa cosa non ci piace, diciamola, questo commentatore non ci piace, diciamola, questa idea non ci piace, diciamola, il mister sta sbagliando, diciamolo, il presidente sta sbagliando, diciamolo, la squadra sta facendo bene, diciamo, cioè tutto quello che vi va di dire, ecco quale migliore occasione. Tutti i giorni, dalle 6 e un quarto alle 8. Il numero è quello, l'avete memorizzato ed è un piacere. E allora, apriamo con un altro piacere, perché mentre io facevo la presentazione ufficiale della puntata di stasera in bassa frequenza, dalla regia già mi comunicavano che naturalmente c'è già una telefonata ed è un piacere aprire con ovviamente un fiume in piena. Dalla regia Davide mi dice che apriamo con Anna da Volturara, un fiume in piena. Ciao Anna, sempre in pieni, un fiume di entusiasmo, fiume. Ma solo vedendo la tua trasmissione mi fai davvero il Vesuvio. Il Vesuvio. Allora, ti devo dire una cosa, parliamo un po' della nostra squadra di calcio. Sì. Io voglio dire una cosa al nostro capitano. Capitano, rialzati, dai una bella spinta ai tuoi giocatori, perché noi siamo la squadra più bella, soltanto che abbiamo avuto quella mazzata, ma io ti devo dire, da quella mazzata oggi mi sono ripreso un po', sono stato male, adesso la voglio cantonare, adesso parliamo del Napoli. Questo ho voluto dire al nostro capitano, rialzati e fa rialzare il Napoli, perché piano piano saliamo lì sopra, non mi piace al quinto o sesto posto, perciò ti voglio dire, facci un bel regalo sabato, nostro capitano e tutta la nostra squadra. Un bel regalo, voglio fare i saluti alla signora Anna Danna di Casore e tutta la sua famiglia. Gli amici miei di Volturare che salutano a Carlo Albini. Brava! Ti cercano a Volturare. Un abbraccio a tutti voi, buon Natale e buon anno se non riesco a prendere la linea. Forza Napoli, forza capitano e non giacire nessuno, Carlo! Ciao Anna. Allora, come avete visto dal titolo di questa sera,
è l'ultimo film prodotto da Aurelio De Laurentiis, Natale in zona Champions. Perché? Perché l'obiettivo del Napoli è chiaro ed evidente. L'obiettivo del Napoli è quello di stare nelle prime quattro posizioni. Per farlo, Walter Mazzarri e i ragazzi che si stanno allenando a Castelvolturno hanno una grande occasione. C'è questa partita di sabato che è quasi uno spareggio per chi concorre alla Champions, buttare giù dalla torre definitivamente la Roma e ovviamente consolidare queste posizioni, cercando poi di scalarla, la posizione, quella attuale, quella successiva, quell'altra ancora, perché la rosa del Napoli è forte e potrebbe essere più forte a fine mercato di gennaio, perché la società non starà certamente con le mani in mano, la società sa già quello che deve fare su precisa richiesta di Walter Mazzarri, quindi io sono fiducioso. Questo film, Natale in zona Champions, è un film che vedrete sarà realizzato con buona pace degli scettici, con buona pace degli ipercritici, con buona pace dei catastrofisti. Bisogna crederci, ci deve credere l'ambiente interno in primis, ci deve credere il gruppo squadra, con qualche muso lungo che se eventualmente resta tale è giusto che vada via, ci deve credere l'allenatore che ha tra le mani un'occasione più unica che rara, quella di perseguire un sogno, ci deve credere il presidente con degli investimenti mirati rispetto a quello che è stato chiesto da Walter Mazzarri, ci deve chiedere l'ambiente, perché anche l'ambiente ha un suo ruolo da protagonista, come lo è stato lo scorso anno. Se lo scudetto dello scorso, di qualche mese fa, ha visto protagonisti tifosi ancora prima dei calciatori, dell'allenatore e della dirigenza, anche la risalita in classifica per produrre alla grande questo film Natale in zona Champions deve vedere attori, protagonisti, tifosi, attori da Oscar. E allora torno al telefono 081 506 7764, c'è Aniello che ci chiama da Caserta. Buonasera Aniello, ci sei? Buonasera Carlo, Aniello da Casoria. Fratello, da Casoria, Aniello mio, carissimo. Aniello da Casoria, come stai? Sei a casa allora? Sei a casa? Allora Carlo, ascolta un attimo, Carlo. Io ti ho chiamato lunedì sera. Sì, io in questo momento sono tornato da Verona. Allora, ascolta a me. Io lunedì ti ho chiamato e ti ho detto, io ho molta paura della formazione che ha fatto il Napoli, perché l'anno scorso siamo usciti. Io avevo tanta paura, Carlo, eppure tu. Tu mi hai detto pure tu hai tanta paura, perché io conosco l'ambiente Napoli, tu lo sai, io frequento il stadio Maradona, io più in trasferta, come infatti sabato sto a Roma, il 29 vado a Monza e il 7 sto a Torino, io non salto la partita. No, col Monza ci conosciamo, mi hai visto allo stadio, ci conosciamo, no? Credimi, sono incazzato, perché a perdere 4-0 al Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona, ripeto, chi lì là si hanno a vergognare, io li amo, io li applaudo, io rispetto, li voglio bene, tu lo sai, io non ci mai criticato la mia squadra, non la critico, non la, perché la amo, io Napoli la amo, lo dico che la amo, perché io sono malato, non sono tipo, sono malato del Napoli, perché lasciare la famiglia, andare via a Torino il 7 gennaio e tornare qua dopo 20 giorni, io devo andare a lavorare il 9, io sono malato. Però queste cose non mi da fa, va giù, per piacere, non accetto a perdere 4-0 a Maradona, va giù, non l'accetto. Io non lo so se è la colpa dei dirigenti e dei giocatori, però l'anno scorso mi ha fatto la stessa storia, Carlo. Mo dico, se sta pure al vertice, dice, va giù, ma dove stai facendo, stai prendendo 8 giocatori. Ma state calmo, siamo usciti l'anno scorso. Questa gente, amici miei che vengono da Torino, e tu li conosci, l'ho portato sempre in trasmissione al Maradona, tu lo sai bene. Chi lo sa ancora che ha niente, Carlo, dice, come vanno io a perdere 4-0, ma ci mai vista? Non ce la faccio, Carlo, guarda, è uno sfogo mio, io sto a Roma sabato, attenzione, io vado a Roma, io se sto a Roma,
però ha da avere una critica. Io non critico i giocatori allo stadio, ad esempio l'applaudo, l'ho sempre detto io sono sempre con gli ultra, io mi sento un ultra perché sono ultra, io non ne fischio il giocatore, anche se perdiamo. Io se stavo al Maradona martedì, perché sono andato a lavorare, io dovevo andare a Maradona, c'ho anche i biglietti, io li applaudivo, però in cuore mio piange e non si fa così, voglio. È brutto, io ti faccio tanti tanti auguri a tutti quanti, scusa per lo sfogo, no, e vabbè. Forza Napoli, sempre forza Napoli, ovunque e dovunque, sempre forza Napoli. Ciao Aniello, solo forza Napoli, solo forza Napoli. Lo sfogo è legittimo, carissimo Aniello, la delusione è legittima e i nostri timori, ahimè, poi sono diventati realtà. E questo fa ancora più rabbia, perché quando uno dice ma io l'avevo detto, io l'avevo pensato, dà ancora più fastidio. No, ma ci passerà questa sconfitta di Coppa Italia, ci passerà come altre sconfitte brutte sono passate, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma quale migliore occasione per Natale in zona Champions, sabato una bella vittoria all'Olimpico e ci dimenticheremo tutti del Frosinone, vedrai. Aurelio da Napoli, pronto, buonasera. Ciao Carlo, buonasera, ciao. A te, forza Napoli. E forza sì. Napoli. Quello scemo di turno che ha una carenza di neuroni notevole, non ha chiamato ancora. No, evidentemente la carenza era ieri, poi l'abbiamo riempito di vitamina napoletana e adesso si sente meglio, oggi non chiama. No, ma là è difficile. È difficile, hai ragione, è sì, quasi impossibile. Hai ragione, là è molto difficile. Senti Carlo, guarda che allora il Napoli è stato eliminato verso 4-0, siamo d'accordo, però il Napoli è stato eliminato per un errore arbitrale, perché se no vediamo un'altra partita. L'Inter ieri sera è stato eliminato per un errore di Lautaro Martinez sul rigore. Sì. Questo lo dobbiamo pure considerare. Che purtroppo se non va via questa luna storta, questa stranissima congiunzione astrale, che non ci vuole abbandonare, io non credo nelle congiunzioni astrali, io credo nella scienza. Però, come si dice, ci sta perseguitando. Se non finisce questa sfortunaccia, speriamo che a gennaio ci sia un'altra luna. E poi un'altra domanda ti volevo fare. Secondo te che ricaduta avrà la sentenza della Corte Europea sullo sport italiano, sul calcio italiano? Ti rispondo in diretta, Aurelio, grazie. Ti ringrazio. Sempre allora, forza Napoli. Solo forza Napoli. La sentenza della Corte Europea rivoluziona un po', se vogliamo, quello che è il modo di intendere del calcio di oggi, ma nell'immediato non cambia nulla, anche perché a leggere le dichiarazioni dei club in un primo momento coinvolti, eccetto le due spagnole, Real Madrid e Barcellona, sono tutti dichiarati contrari. Tutte le squadre inglesi, tutte, nessuna esclusa, addirittura il governo inglese ha fatto sapere che eventualmente sono fuori legge le squadre che un domani dovessero mai pensare di iscriversi. Quindi io tutto questo pericolo non lo vedo per la Superlega, anche perché parte questa Champions particolare. Vedremo quello che accadrà, ma stiamo parlando di una cosa che al di là da venire. Tutto questo trionfalismo di Real Madrid e Barcellona, addirittura è stato riesumato Andrea Agnelli, riesumato dal punto di vista delle dichiarazioni. Non succede nulla. La montagna ha partorito il topolino, come si suol dire. I tempi sono lunghi, le squadre già hanno detto no a questa Superlega, il Bayern di Monaco ha detto no, il Manchester United ha detto no, le italiane al momento sembrerebbero tutte orientate per il no, rimangono Real Madrid e Barcellona. Che fanno? Fanno una Superlega, partita andata e ritorno, quindi su questo proprio non mi preoccuperei. Antonio da Villa Literno, buonasera Antonio.
Buonasera. Ciao, buonasera a te. Ciao Carlo, mi hai conosciuto il fioraio? Come Antò, c'hai una voce inconfondibile, il più grande fioraio di Villa Literno, il più grande fioraio. Ti aspetto, sono ancora aspettando. Ci vengo. Prima cosa, tanti auguri a te, a tua moglie e a tua figlia che ci conservava sempre il posto al San Nazaro. Grazie, a me e Antò. Mia moglie. Grazie. Ti voglio dire, la colpa è sempre di De Laurentiis. De Laurentiis i figli lo dovrebbe mettere a posto, non dovrebbe parlare più, perché ogni volta che parla combina dei guai. Ormai lo devo capire, è un grande imprenditore, ma di sport, di pallone, non ne capisce niente. E poi volevo dire, quei giornalisti, lo devo dire a Bigliotti, quei giornalisti alla Sette, ma dove li vanno a prendere? Allo scomazzo, con il campanellino li cercano. Ma sono troppo scemo, quando il Napoli perde sono contento tutto, ma che vanno a pigliare proprio da andando scassi, vanno a pigliare con campanellino. Va bene, ti auguro buone feste, buon Natale, buon anno. Grazie. Forza Napoli e forza il regno delle due Sicilie. Io dico solo Napoli. E ti aspetto, davvero ti aspetto, alla signora. Sicuramente, sicuramente, un abbraccio. Ciao Antonio. Va bene. Ciao, buona serata. Da un Antonio all'altro, da Villa Literna voliamo a Bosco Reale, cioè non ci facciamo mancare niente, tutta la Campania. Antonio, buonasera. Euforia, sono pazzo di te. Euforia, sono pazzo di te. Buonasera, Carlo. Buonasera, arriva, don Antonio. Arrivano a pigliare un scasso. No, non saggio. Come fattura io, Antonio. Ma chi veramente vanno a pigliare, vanno a cercare chi l'andornello, vanno a cercare, no? Uno ci scemino, l'ha detto. Che volevo dire, Carlo, però Natale in zona sempre mi piace, però dopo Frosinone potevamo mettere pure Natale in casa Cupillo. Pronto? Ti sento. Natale in casa Cupillo, siamo sotto Natale, speriamo che ci fanno fare un bel Natale. Senti, ho fatto una bella canzone dei Showman, Mario Musella. Bravo, fammi sentire. Però voglio dire una cosa sulla Superlega. Ma siccome che i Rubendini erano d'accordo che la volevano fare, se se ne vanno, si portassero pure gli arbitri italiani, che quelli sono i più bravi d'Europa. Bravo Antò, bravo! Quelli hai ragione, grande. Si portano gli arbitri qui a Gravina, si portano a Gravina, gli arbitri, il presidente dell'arbitro, all'Aia. Se portassero a tutto qua, ci fanno stare poco quieti. Io sono contento che ci fanno stare poco quieti. Grande Antonio, grande. Ancora a Barcellona, Juve e Real Madrid, dai, io non penso mai. Arrivo sempre terzo. Però se stanno gli arbitri italiani, portassero pure che vinci. Con l'arbitro italiano Piscagna qualche partita la può anche vincere, Piscagna. Ti ricordi quando Buffone si mise a piangere in Coppa dei Campioni? L'arbitro cosa c'ha al posto del cuore? Un bidone di immondizia. Piangeva Buffon, piangeva Muriel, piangeva. E quando si rubi scudetta quello a noi, no, non piange. Figurati. Ma noi se facciamo la causa, la vinciamo, quello scudetto ce lo devono dare. E così sarà. A Forusacchi, Rubendini. Pensi che ci hanno scudato, che si hanno rubato una supercoppa italiana, non scudetta a noi. E come tu e non parlare delle altre squadre italiane, quante ne hanno perse altre squadre. E come fai a dimenticarlo? Ma domani si vina, unta domani. Domani dobbiamo fare la canzone di Natale. Domani canzone di Natale, va bene. Studiala bene. No, faccio la canzone di Massimo Ranieri.
E qual è sta canzone Massimo di Natale? Di Natale, che è la nuova. Ah, non la è arrivato visto. Natale. Ah, vabbè, allora domani però, domani. Oh, Massimo Ranieri c'era di canzone di Natale. Vicchiaia, come... Grande Massimo Ranieri, qua la vicchia, che lei non vuole dire, fa le flessioni Massimo Ranieri. Ma che tiene che lo fisica, è un ragazzino, non pazziamo. Basta che il comico fa tale e quale, te lo ricordo a quel comico. Cicchella, Cicchella. Guarda, è tale e quale a Massimo Ranieri. Bravissimo, è bravissimo Cicchella. Un abbraccio. Allora, la dedico a tutta della clip, a tutti i nostri tifosi e le tifose di tutto il mondo. Dai. Noi abbiamo tifosi in tutto il mondo. Il colore è tutto azzurro, e sta bella come sempre. Non dimenticarlo mai, non dimenticarlo mai. La tristezza se ne va, porti il sole dove vai. Non dimenticarlo mai, non dimenticarlo mai. Forza Napoli, Forza Napoli, numero uno. Ciao Antonio, stasera è la serata degli Antonio. Antonio da Villa Literno, Antonio da Bosco Reale. Però poi dobbiamo spaccare, perché prima parlavo che giriamo tutta la Campania, ma tutta la Campania è poco, perché pensate un po', amici del Club Italia, quasi vola dall'altra parte dell'oceano Antonio, Club Napoli, Caracatuba, Stato di San Paolo, Antonio dal Brasile, eccolo qua, Club Napoli, Caracatuba. Buonasera Carlo. Antonio Penna, come stai? Ah, quando ti sento bene. Stiamo bene alla faccia di chi ci vuole male, don Antonio. Sempre, sempre, sempre. Grande. Pagabre, Carlo, pagando. Quanti gradi? Quanti? Oggi abbiamo toccato anche i 35. Ecco, con una buona salute. Noi oggi... un bel cielo azzurro, neanche una nuvola, verso il mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, viaggiavamo sui 16-17 gradi. Il grande, l'immenso Maurizio De Giovanni ha scritto una cosa bellissima, ha postato questa fotografia e ha detto Napoli, 21 dicembre, 19 gradi, il problema non è far arrivare gli stranieri e i turisti, il problema è farli andare via, perché questi non se ne vogliono andare più. Grande Maurizio De Giovanni oggi, grandissimo, immenso. Ha perfettamente ragione. Grande. Ciao Carlo, ascolta, io niente, oggi volevo chiamarti, ma non c'è stata la possibilità. E qui c'è un lavoro veramente immenso adesso, c'è tanto lavoro. Certo. È pieno di turisti e bisogna fare i babà. E i babà ce la mangerà qualcuno, vero Antò? Non ce la mangia lui, li dobbiamo regalare. Appunto, quello che è successo martedì... È inspiegabile, Antò, inspiegabile. È stata veramente dura a digerirla, io ancora oggi è faccio fatica, ma va bene, fa parte del caso. Non lo digerirò. Io ho chiamato per fare veramente gli auguri di buon Natale a tutti voi, a tutti i tifosi napoletani sparsi nel mondo, a tutti coloro che tifano Napoli e non se la passano bene fisicamente, salute, tante cose, che il Signore li renda sempre felici, perché la vita è tosta. Grande. Volevo salutare Cesare, non so se ti ascolta qua, però l'altro giorno mi ha fatto emozionare. E gli auguro anche a lui sempre di mantenersi duro, tost, come si dice, no? Tost. E niente, dai Carle, vi auguro a tutti veramente di cuore un felice Natale. Con tutto il cuore, Antonio, veramente con tutto il cuore ricambiamo. È stato un anno bellissimo, bellissimo, rimarrà negli annali per noi. E saranno sempre più belli gli anni del Napoli, vedrai, sempre più belli. Un bacione, forza Napoli, non ci accire nessuno.
Mantieni de tost e facci chi ci vuole male. Grande, grande Antonio, Club Napoli, Caraguatatuba, Stato di San Paolo, Brasile. Grande Antonio che si è emozionato nel ricordare questo 2023, siamo agli sgoccioli, che ovviamente, consigliere Carbone, lo dico a te, 23, l'anno dello scudetto, sveglia, consigliere Luigi Carbone del Comune di Napoli, sveglia, ah, 23, 2023, l'anno dello scudetto. Si è rimasta a tombola, si è rimasta a tombola, e sapesse quanta numero nascendo anche la tombola, caro Carbone. Pubblicità, vai regia. Viva Latino. Portatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo. Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. Eccoci qua per il piacere di essere, per il piacere di condividere con voi questa passione. Quanto è bello, insomma, poter interagire, quanto è bello sentire le vostre voci, parlare del Napoli, discutere su questi argomenti. A volte c'è la delusione, a volte c'è il nervosismo, a volte c'è la gioia, l'entusiasmo, le emozioni. Tutto si racchiude in una parola, tifo, tifo per il Napoli, perché ricordatelo, lo dico proprio a te che non hai saputo cogliere. Non c'è cosa più bella che tifare per il colore della propria terra. Si chiama tifo di rappresentanza, si chiama tifo identitario. Il Napoli scende in campo, vince, sono contento. Pareggia, sono contento. Perde, sono contento stesso. Perché? Perché in quel momento mi sento rappresentato. Tifo identitario. Scende in campo il Napoli, un Napoli e mamma se lo sembra bene, a prescindere. 081 506 7764 per intervenire, scrivete come già state facendo, vi sto un po' penalizzando, dopo vi leggo, però voi continuate a scrivere, 329 799 4559. Al telefono Cesare, da Cesa. Buonasera Cesare. Ciao Carlo, buonasera. Ciao, buonasera a te, eccoci qua. Ci sentiamo sempre ogni settimana, è sempre un piacere parlare Cesare, con te. Cesare, quella la cosa bella è proprio questa, quando più ci sentiamo meglio è. Un problema quando non ci sentiamo, quindi cerchiamo di sentirci spesso. No, lo so, è stato anche un modo per darti gli auguri. Grazie. Di un buon Natale. Grazie. No, c'è stata un po' di delusione sta partita. Io toglierei anche il po', Cesare, io toglierei anche il po'. Lo so, è stata proprio, non lo so come si era indirizzata questa partita. Il secondo tempo non si è capito,
Ma io spero solamente che sabato facciamo un grande risultato a Roma. Lo dobbiamo fare, Cesare. Lo dobbiamo fare. Altrimenti questo Natale in zona Champions, che film è? È un film di poco successo, è un film che non farà cassetta. Comunque io sono abbastanza fiducioso per sabato sera, comunque vedendo anche la Roma giocare, secondo me penso che il nostro colpaccio come l'anno scorso ce la possiamo giocare. Questi contro di noi cacciano a scienze, però Cesare, attenzione! Lo so, come il Frosinone, pareva il Real Madrid, pareva. Di solito contro di noi i portieri diventano tutti quanti Yashin, i difensori diventano Beckenbauer, i centrocampisti, cioè, ognuno, per dirti, occhi aperti, perché poi la Roma è una squadra che picchia, allora molto dipenderà dall'arbitro, ci vorrà un arbitro di polso che subito al primo fallo ammonisce, altrimenti la Roma in casa con quell'allenatore, con quel pubblico, intimorisce l'arbitro e sommazzata dal primo all'ultimo. Povero Kvaratskhelia, povero Guaglione, già me lo immagino che trattamento verrà riservato a qui c'è Kvaratskhelia, già me lo immagino. Sicuramente, io penso che Napoli a gennaio, secondo dal mio punto di vista, deve fare qualcosa in difesa. Lo prende sicuramente un difensore, lo prende 100%. Che Elmas ostica, ho sentito dire, letto che comunque c'è qualche partenza. Sì, sì. Spero che questi soldi vengano investiti su un grande difensore. Lo deve fare, penso, Cesare. Che la squadra è sempre la stessa, solo là c'è il punto debole del Napoli. Ci vuole un difensore strutturato, un difensore già esperto, già bravo, già strutturato. Così anche ad affiancare ad Akmani come l'anno scorso faceva con Kim. Così poi ne trae vantaggio proprio Akmani, ne trae vantaggio proprio lui. E Nathan mandandolo a giocare in un'altra squadra. No, ma Nathan te lo puoi tenere. Nathan te lo tieni perché se non c'è bisogno manco che lo dai, sì. Lo tieni e gli dai qualche chance senza quella pressione di dover giocare per forza tutte le partite e cresce meglio senza commettere errori e ci troveremo un grande difensore già l'anno prossimo, vedrai che Nathan sarà ancora più forte di quest'anno. Comunque anche che a gennaio mancano Osimhen, Anguissa, 6-7 partite tosto importantissime. Sicuramente. Può darsi che faremo come l'anno scorso, Simeone e Raspadori, ci toglieremo qualche sassolino. Così sarà, vedrai. Carlo, è sempre un piacere, tanti auguri di buon Natale a te famiglia e a noi non c'è nessuna. Grande Cesare, un abbraccio. Un bacio, poi ci sentiamo l'altra settimana per gli auguri di un buon anno. Grazie ciao. Cesare. Tanti auguri di buon Natale a te e famiglia, veramente ricambio con tutto il cuore. Ciao Carlo, io vorrei sapere perché vendere Elmas, che è un giocatore che poteva fare due o tre ruoli, io in questa sessione di gennaio non lo capisco. Carlo da Caserta. Perché 25 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili, 27 milioni di euro a gennaio per Elmas non li puoi rifiutare. Questo è il calcio. Questo è il calcio di oggi. Se vuoi continuare a mantenerti ad alti livelli, queste occasioni non le devi perdere. E quindi Elmas, bravo calciatore, che vuole avere più spazio perché a Napoli non aveva quest'anno proprio più spazio come magari l'anno scorso, lo devi accontentare. Perché un giocatore scontento in rosa non va bene e monetizzi una cifra importante in questo momento. 27 milioni di euro sono soldi importanti. Ecco perché, carissimo Carlo, sei costretto a cederlo, però devi essere bravo ad andare a coprire il ruolo. Vittorio da Marano, buonasera Vittorio. Senti, no, io ti volevo far notare una cosa. Che è successo, Vittorio? Non so se tu l'hai notato. Genova-Juve. Sì. Conferenza stampa. Sì. Signor Allegri, arbitro bravissimo, ha diretto una magnificenza. Non abbiamo niente da dire. Bouchard. Bouchard. 10 milioni e mezzo.
Che buciardo! Cioè, prima la sciaccata e poi prima regà. Che brutta figura, che buciardo! Che figura di merda! Ma in conferenza stampa a dire io non parlo di arbitri, ha diretto bene, e poi scopriamo... E in spogliatoio! In spogliatoio la riempite mala parola! Ma che brutta persona che sto Allegri, che buciardo, che buciardo! Questo lo possiamo dire, non è peccato! Che buciardo, mamma mia! Sta sentendo il bacchettone? Bacchettone, sente, bacchettone, sente. Sì, e poi te lo dice cioè, l'ultima cosa, cioè l'ultima cosa. Se la Superliga, no? Non serve a niente. No, se la Juve aderisce, ma se non sì. Aggiungo grazie a Dio, perché non facevi mica? Ma la Juve va a giocare la Superliga? Giocano tre loro. Ascoltami, Real Madrid... Barcellona e Juventus, chi vince la Superliga? Real Madrid, Barcellona e Juventus? Arrivano terzo perone. Arrivano sempre terzo. 300 grammi perone fa. 300 grammi. Carlo, buone feste. Ciao, grazie pure a te, Vittorio. Ciao. Franco da Brusciano, buonasera Franco. Ciao Carlo, forza Napoli sempre. Sempre, buonasera a te, eccoci qua. Innanzitutto è per questo, io ho chiamato per gli auguri, perché in questi momenti tristi dobbiamo darci una mano. Sì. E l'altra cosa te l'ho detto l'altra volta, poi con Max sono napoletano. Bellissimo. Che ti ricordi? Te l'ho detto l'altra volta e oggi lo dico ancora di più, nonostante che Napoli non sta andando bene. Ti abbraccio, ti saluto e ti do tanti auguri a te e a tutta l'equipe di Napoli. Grazie con tutto il cuore. A proposito di cuore, e qui tiro in ballo Davide dalla regia, il cuore grande del Napoli che con una delegazione è stato al Policlinico a fare visita ai piccoli degenti. E guardate cosa è accaduto, guardate lo stupore, la faccia di questo ragazzino, questo ovviamente è un filmato girato dai social, lo stupore di questo ragazzino che abbraccia Di Lorenzo, c'era Di Lorenzo, Mario Rui, Gollini, Raspadori, guardate che tenerezza questi bambini che hanno vissuto un momento di gioia nella difficoltà di un percorso di vita difficile. La gioia dei genitori, la gioia di questi bambini veramente sono momenti talmente emozionanti che mi piace poterli condividere con voi perché poi la sorpresa sul viso di quel bambino è palese, è evidente, non credeva ai suoi occhi, credo che sia stato, guardate qua che abbracci, che gioia, credo che per questi bimbi in questo momento poco fortunati, ma saranno fortunati nel resto della loro vita, ne sono certo. Credo sia stato il più bel regalo di Natale. Bene ha fatto il Napoli, ovviamente a dare il proprio assenso a questa iniziativa. Bene hanno fatto questi calciatori ad andare lì. E sono veramente iniziative molto lodevoli che vanno solo intensificate. Più se ne fanno iniziative come queste, meglio è. Fanno proprio bene a chi le vive da protagonista. E fanno bene a chi le racconta, come in questo momento sto facendo io, perché sono molto, molto emozionanti, molto belle. Mi è piaciuto poterle condividere con voi in questo momento. 081 506 7764, se vi va di intervenire le linee sono libere, quindi mi fa molto piacere. 329 799 4559, mi state scrivendo. Ciao Carlo, buone feste a te e famiglia. Forza Napoli, con amore, Ciro. 78 anni, così si firma Ciro. Un ragazzino un diversamente giovane, solo 78 anni. Chi ti fa Napoli gamba 100 anni a fuori chi la che tene? Quindi figuriamoci. Un abbraccio forte anche a te. Ma non avevi detto che Elmas era più forte di Frattesi? Lo confermo. Elmas è più forte di Frattesi, caro Bacchettone che ci scrivi. E beh, che vuol dire? Elmas vuole giocare di più, non c'è spazio, va via, va bene così. Il Napoli perde, è un buon giocatore. Ma il Napoli è bravo, perché il Napoli questi soldi non servono a ripianare i debiti, perché non c'ha le pezze al culo come la squadra per la quale tu fai il tifo. Capito? Non è che deve fare un debito papparano debito. Il Napoli è ricco. Quindi questi soldi vanno sul conto corrente del Napoli per continuare ad essere più forte. Quindi Elmas è forte, va
via, il Napoli incassa e prende un giocatore più forte di Elmas. Perché mentre voi avete i debiti, avete le pezze al culo, non vi potete neanche sedere a tavola, non avete neanche l'acqua di due spogliatoie dello stadio di Torino, perché manca i soldi per pavare l'idraulico, il Napoli si può permettere di vendere Elmas a 25 milioni di euro perché è forte, è ricco, capite? Che stai? Ecco qua, se mi rispondi mi fa piacere, firmati la prossima volta, firmati. Antonio da Napoli, pronto, buonasera. Pronto, ciao Carlo. Ciao, buonasera Antonio. Senti Carlo, tu ti non molti in da casa e parli noi. Io tengo in da casa, tu sei morto a 100 anni, ecco, che stia la differenza, Antò? Voi siete morti e ladri, che è una cosa ancora più brutta, lo morto mi sa casa, consentimi. Belle giornate. Stiamo parlando delle belle giornate. Le belle giornate di Napoli, tu ero sì, Antonio, dove sei? Dove sei nato? Belle giornate. Dove sei nato, Antonio? Qual è il tuo luogo di nascita? Dove sei nato? Che figura, collega. La figura l'hai fatto tu, che sei napolitana, e non hai saputo cogliere questa grande fortuna. Non c'è cosa più bella che ti fare per il cuore della propria terra. Tu cosa fai? Su un coppo divana, ti abbraccia a mamma, che mamma ti ha detto tongo poculette. Noi andiamo per strada a festeggiare, amico mio. Tu a Rostiva a maggio e giugno, dove stavi rintanato? Dove stavi? Dove ti sei chiuso? Mo stai pigliando aria. Torna lì dove stavi chiuso, maggio, giugno, dove stavi, Andò? Dove eri? Raccontami dove eri, dimmi dove sei nato, in quale quartiere bello di Napoli, dimmi come vivi questa città. Che è successo, Andò? Cambia il disco, che dici sempre le stesse. Ma che cambio disco? Io chiesti o disco mio, non disco napolitano. Tu dove sei nato? Abbi il coraggio di dirlo, di dove sei? Io sono più napoletano di te. Ricordo. Ma non è possibile, perché se non tifi Napoli non sei napoletano. No, arrenditi, alza le mani, arrenditi, sei circondato. Smettila, smettila, smettila. Siete rimasti in pochi a stanzieletto e o divana, a cucina e o soggiorno. E là dovete rimanere. Perché non la potete condividere la gioia della città di Napoli nella sua interezza. Mettetevi scuorna, dovete avere vergogna. Vi, come si dice, napoletano juventino, ti, virgolette, amano a Napoli e pure a Torino. Miette di scuorna, quando senti dire Vesuvio lavali col fuoco, miette di scuorna. Non ti fa niente da napoletano quel coro, non ti dice niente. Ma per cortesia, ma stai zitto per 7-800 anni. Giancarlo, da Salerno, pronto, buonasera. Giancarlo si è messo paura. C'è Giancarlo? Giancarlo si è intimorito del mio tono di voce troppo perentorio. Ma io quando li sento, ragazzi, è più forte di me, perdonatemi. Ma questi sono proprio insopportabili. Ma insopportabili proprio fisicamente. Sono più napoletano di te. Ma come ti permetti? È peccato mortale quello che hai detto per me napoletano verace e per i miei fratelli e sorelle in fede azzurra. Non ti permetterei mai più di dire a un napoletano tifoso del Napoli, tu che sei un rinnegato, sono più napoletano di te. È una vergogna solo pensare una cosa del genere. Non lo dire più, nascondi la carta d'identità alla mia vista e alla vista di fratelli e sorelle in fede azzurra. Io sono più napoletano di te. Queste bestemmie non ti spalancheranno certamente le porte del paradiso, ma quelle dell'inferno. Mimmo, pronto, buonasera. Bello. Quando ce vo, Mimmo. Sì, senti, oggi è il giorno più luttuoso di quelli non colorati. E ti spiego perché. Perché la sentenza che è arrivata comporterà che la sentenza che è arrivata, che molto probabilmente quando riformeranno i campionati, e io posso avere anche un arbitro di Amburgo, di Parigi, e allora lì sarà un poco più difficile avere Mojberg come hai detto. E quando oggi succede che nessuno ci fa caso, e poi Mazzoleni e mo' è Valeri, e mo' è Orsato, e domenica prossima e sabato sera irradi al VAR con un bamboccio a fare l'arbitro e lui da dentro lì a dire come si deve comportare.
ormai vi abbiamo conosciuti, fate parte sempre di quella famiglia. Oggi Agnelli gli hanno domandato, ma lei aveva ragione sulla Superlega, indovina cosa ha risposto, non venite da me perché se sanno dove sto, perché io sono latitante, me ne sono scappato dall'Italia perché dovevo restituire 9 scudetti. E io non li posso restituire più perché non sono più presidente della Juve. E allora sta roba qua, signori, 94 e poi ti lascio, 94-98 Zeman ha salvato centinaia di persone, migliaia addirittura di ragazzi che dovrebbero andare a piedi a Pompei, perché con quelle sue denunce un sacco da hanno dovuto far sparire quel doping e quell'epoca stava nella J Medical a tonnellate. E poi dal 98 al 2006 Moggi ha fatto la differenza con Bergamo e Peretta, parentesi di 5 anni interiste col commissario Rossi, e poi si è riorganizzato. E in che modo si è riorganizzato? Perché questa è la finezza, non ci vogliono più le schede, però tra di noi sappiamo che cosa vogliamo fare. E quando Rocchi manda Valeri al VAR a Napoli 9 volte su 10, dobbiamo parlare per tutta la settimana del gol non dato, del fuorigioco, dell'Osimhen che ha avuto un rigore in aria, e facciamo solo questo. Noi a Napoli conosciamo più i nomi degli arbitri in questi 20 anni che i nomi dei calciatori che hanno fatto imprese. Rendetevi conto che adesso, se il calcio cade in Europa, si dà un'altra dimensione. Siete spariti, juventini, non state più sulla cartina geografica, avete debiti, avete truccato da 16 campionati consecutivi, avete ancora il coraggio di aprire bocca, di farvi sentire, dite, salvate i vostri nipoti e i vostri figli, dice, guarda che io non mi ricordo che di chi ero tifoso, non dite che siete tifosi del Napoli, una volta ero tifoso, ma noi non seguivo il calcio, inventatevi qualcosa, ma sparita dalla cartina geografica, avete umiliato e distrutto il calcio italiano, vi rendete conto o no? Qui non si tratta di vincere 40-50 campionati, è che il modo con cui l'avete vinta, avete messo i nostri figli, i nostri nipoti a non vedere più i mondiali da 12 anni perché vi siete rubati la nazionale in quel modo schifoso di vincere i campionati. Scusa lo sfogo, ti abbraccio e ti do tanti auguri. Ciao amico mio, buona serata, buona serata. Luigi da Napoli, Luigi buonasera. Luigi ci sei? Luigi, pronto, buonasera. È caduto Luigi, è caduto Luigi. Allora, se la regia è d'accordo, voglio dedicare un po' di spazio al Napoli Futsal. Perché? Perché è un'altra realtà importante, parliamo sempre di Napoli. E domani il Napoli Futsal affronta l'Active Network per la 13ª giornata di campionato. L'ingresso è gratuito venerdì 22 dicembre alle 20.30 al Pala Jacazzi di Aversa. Ingresso gratuito. Tutti a tifare Napoli, ne abbiamo sentito l'allenatore del Napoli Futsal, mister Collini. Ascoltiamolo. Conferenza stampa vigilia della sfida con l'Active Network, siamo con il mister Fulvio Collini. Buonasera mister, è stato un Napoli che ha avuto anche la possibilità di posarsi un po' in queste 2 settimane, di recuperare qualche acciaccato, ma soprattutto un Napoli che ha viaggiato alla grande fuori casa, adesso bisogna sfatare questo tabù Pala Jacazzi. Sì, diciamo che l'ossessione del tabù della partita in casa non ci deve accompagnare, perché è un nemico. Questa sensazione che noi abbiamo anche nel precampionato, 2 o 3 amichevoli importanti l'abbiamo pareggiate, subendo pareggi nel finale. La squadra, come ho sempre detto e ripeto, cerca un'identità, perché è giusto che sia così nel primo anno di un lavoro con una squadra nuova, uno staff nuovo, eccetera. E questa è la cosa che mi interessa di più. Domani affronteremo purtroppo una squadra che, tra quelle che giocano meglio, forse quella che gioca meglio di tutte. E quindi una squadra di italiani bravi che giocano insieme da 4 anni, e quindi sarà un test importante per cercare di mantenere questo tipo di trend che ci vede comunque sempre all'altezza dei nostri avversari, anzi sempre giocando con
con proposta di gioco superiore e con palle gol superiori. Questo è quello che si vede tranquillamente e che speriamo possa continuare. Ecco, l'Active infatti, come hai detto giustamente tu, ha anche battuto nell'84 nell'ultima partita casalinga, ma ha mostrato sempre grandissima qualità in questa prima parte di stagione. Beh, ha battuto anche la Camedosson con una sonora legnata in casa, ha perso 6-5 con l'Olympus, ha perso all'ultimo secondo a Pomezia e a Catania, quindi è una squadra che gioca alla pari con tutte, ma meglio, soprattutto nei primi tempi, quindi noi dovremmo stare molto attenti, perché poi le partite in casa sono leggermente diverse da quelle in trasferta, anche perché per esempio la compattezza dell'avversario è diversa, vengono qui con una compattezza maggiore, con rispetto del Napoli, e il Napoli deve costruire la partita cercando di non sfaldarsi, cosa che è riuscita abbastanza in trasferta, ma in casa ancora siamo un po' lontani dal rendimento ottimale. Mister, il mercato ti ha portato due giocatori nuovi, è andato via Attilio Arillo, sono scelte ben precise anche da parte tua. Arillo ha scelto lui, io rispetto le scelte, perché la condizio sine qua non per me è l'attaccamento e l'amore per la maglia e per la società. Chiunque, a cominciare dal sottoscritto, non ne avesse più, è pregato di andarsene, cominciando da me. Quindi chi mi chiede di andare via, io avallo questa decisione, poi chiaramente passa attraverso la società che è sovrana su tutte le decisioni da prendere. Gli altri sono due giovani, io credo che a parità di condizioni i giovani abbiano voglia, volontà e umiltà siano più ben accetti di altri che magari si possano sentire già navigati e arrivati, e questo, per questo è stata fatta questa scelta. È indubbio che il Napoli, che comunque, come hai sempre detto, pian piano ha recuperato anche gli effettivi, e il ritorno di Mancuso, di Capitan Perugino, di tanti altri giocatori che erano un po' più acciaccati, in questo momento ti sta dando anche maggiore garanzia negli allenamenti e per la tua proposta di gioco. Negli allenamenti sì, perché l'intensità degli allenamenti è fondamentale per poterla poi trascinare in campo, questo lo diciamo tutti noi allenatori. Per quanto riguarda il fatto di avere una rosa completa, non è ancora così, vedrete, noi abbiamo qualche giocatore ovviamente che sta un po' indietro, essendosi fermato per parecchio, qualcuno che ha delle difficoltà, qualcuno assente, però comunque, ripeto, noi cercheremo di fare della continuità nel rendimento alto il nostro obiettivo fino almeno al momento in cui si dovrà accelerare per cercare di arrivare alle griglie dei titoli a disposizione nel miglior modo possibile. Mister, visto che venerdì sarà una grande festa, iniziamo alle 5 con i bambini dell'Academy, con tanti ragazzi che verranno al campo, gli spettatori avranno l'ingresso gratuito, ovviamente dopo il post partita sarà difficile, quindi ti lascio fare adesso gli auguri di Buon Natale a tutta la famiglia del Calcio 5 e del Napoli Futsal. No, noi facciamo, noi dello staff e della squadra, e io personalmente faccio gli auguri a tutti gli appassionati di questo sport. Lo faccio con sentimento, sono tanti anni che sto in questo mondo e credo che anche per noi, così come per tutti, ci sia bisogno di un Natale sereno e di soprattutto un buon nuovo anno che porti dei miglioramenti per la nostra disciplina, che possa far star bene tutti gli appassionati di questo stupendo sport. E dunque questo è Mister Collini, vi ricordo l'appuntamento domani ore 20:30 a Pala Jacazzi di Aversa, ingresso gratuito, quindi se hai una voglia di andare a tifare Napoli, quale migliore occasione? Adesso c'è un pizzico di pubblicità e poi torniamo, vai regia! Viva la Dino! Portatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo.
Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. Rieccoci insieme, dillo ad Alvino, questo spazio è il vostro spazio. Ragazzi, dovete fare opera di proselitismo, lo dovete incominciare a dire a tutti, ma sul serio a tutti, perché c'è una grande occasione, è come se vi mettessero a disposizione, in effetti vi hanno messo a disposizione uno spazio e ve lo gestite voi, ve lo gestite nel miglior modo possibile, intervenendo, dicendo la vostra. Poi uno a volte si lamenta, ho sentito dire in televisione, quello diceva, quell'altro faceva, qua invece lo fate voi direttamente con le vostre telefonate. 081 506 7764, se vi va di scrivere fatelo, continuate a farlo come state facendo già da quando è iniziata la trasmissione, 329 799 4559, Luigi da Bacoli, pronto, buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Ciao, buonasera. Gli auguri a te e tutta la redazione per il Santo Natale. Grazie. È proprio di cuore a tutti i tifosi del Napoli. Grazie infinito. Un grande augurio a tutti i tifosi del Napoli, a Napoli e fuori Napoli. Ritornando al discorso di Issica, Carlo, non devo pigliare gol. No. Questi qua. A me, sai cosa sei che io ne penso proprio? Perché non è che loro sono tifosi della Juventus e no, c'è una vergogna. Io veramente non li penso proprio, Luigi, credimi. Non ti nervosi. No, ma non mi nervosisci, mi diverto. Veramente, perché è pare, cioè come diciamo noi a Napoli, è sfotti, è pare in gol. No, la cosa che mi fa strano, dico io, ma perché chiami? Cioè, questa è la cosa strana. Perché telefoni? Io non solo quando chiamano, perché i laggia sfottano, quindi. Però fa strano la telefonata. E mo ti spiego perché, secondo il mio modestissimo parere, che non ho, penso, perché i telefoni ne fanno qui. Questi qua, a parte di essere tifosi per vergogna di una squadra, come hai detto tu, e non ci ripetiamo, la questo Savini, mi tengo 73 anni, e su Mariola la cienda, vabbè. A parte questo. Ma a me che non può dare fastidio nel senso proprio, no, ma non mi importa che sono contro Napoli. Sempre. Cioè, loro, non è sono loro contro dire, Napoli, però contro i napoletani, contro la città. Sono contro Napoli. Contro la città. C'è, ma la motivazione per loro c'è, perché nel loro intimo si mettono i scuori, nel loro intimo, nel loro cuore si mettono i scuori. Noi ci dobbiamo mettere noi scuori nel loro, capisci Luigi, no, la verità qual è? No, io penso proprio, perché mo ti spiego perché. In modo di la mia città, a parte il calcio che io amo e adoro la mia città, in stasera tengo una bella persona, un bicchiere di falanghine, di campi fregrei su a Bacoli, un bicchiere di falanghine, loro sanno mangiare a pulenta e a nebbia, noi teniamo la città più bella del mondo, noi ci abbiamo i decumani, sono invidiosi, Natale, noi ci mangiamo, a Natale loro si mangiano un brodino, con tutto lì, prima mangi spaghetti a vongo, poi mi faccio tutti i cosi, un baccalà fritto, poi mi faccio una bella un pesce fritto, gambe e calamar, insomma, ma roba è che sta hanno ragione, povera gente, oddio, io voglio i torinesi originali, oppure un milanese originale, oppure un bolognese originale, io pure voglio bene perché siamo tutti italiani, l'amore di certo. Ma chi sta che noi teniamo chiesto bene di stiamo in danno paravisi, i rende meno stagli in coppa monte proce e tengono panorama. Che pica uve suie, capri, ischia, i sono in due paradiso, andate venire in nebbia, lasciateci stare in pace. Auguri a tutti i tifosi del Napoli, forza Napoli, a te Carlo, auguri, e mangiamoci
tutta roba nostra napoletana, la faccia loro. Salute, ti voglio bene. Grande. Un bicchiere di vino in più di falanghina, dei cambi freglei. Ottimo, fa buon sangue, fa buon sangue. Ciao. Alla salute, amico mio, facci chi ci vuole male, alla salute. Io lo voglio ricordare, quello che ha scritto oggi Maurizio De Giovanni, il grande, l'immenso, l'incommensurabile Maurizio De Giovanni, napoletano e tifoso del Napoli. Bacchetto, sto dicendo a te che hai avuto il coraggio di dire sono più napoletano di te. Io mi levo a mese, non sono nessuno. Maurizio De Giovanni, che ha pubblicato una foto di avviamento, Vesuvio, quel Vesuvio che i compari in merenda tua, con che ci fa morire, quelli là, eh? 20 gradi al sole e neanche una nuvola. Se continua così il problema non sarà attirare i turisti. Il problema sarà convincerli ad andarsene. Così parlò Maurizio De Giovanni, 21 dicembre 2023, a faccia tua. Rosario da Fuori Grotta, buonasera Rosario. Ciao Carlo, ciao. Siamo buonasera. Nello stesso quartiere. Fuori Grotta, no? Fuori Grotta lo sai, io sono nato a Fuori Grotta. Ci conosciamo da tanti anni, però ci conosciamo di vista, a volte vieni spesso a Fuori Grotta. E io torno sempre a Fuori Grotta, sono ancora a casa. Sì, infatti, no, ma ti conosco da tanti anni. Che bello. E abbiamo giocato a calcetto insieme. Io scarso, lo dico subito, molto scarso. No, non è che... Non è vero, eravamo più ragazzi. Abbiamo la stessa età. Comunque, senti, al di là di tutto questo, perché il televisore mi mando la voce tua più tardi, quindi ho abbassato la voce. Sono pienamente d'accordo di quello che dici e di quello che ha detto il tifoso precedentemente da Bacom. Guarda, io sono un ex marittimo, quindi ho navigato, ho girato mezzo mondo, quindi ne ho conosciuti di tanti napoletani, pugliesi, siciliani. Io ho umiliato proprio. A me guai chi mi tocca la mia città, al di là della città, ma il calcio Napoli. Io sono, cioè, proprio di quello che hai detto te, lo dico spesso io, infatti io mi dico con tutti, ed hai perfettamente ragione, ma non lo so, quando lui ti ha detto che l'ho sentito, ti ha detto io sono più napoletano di te. Ma come? Ti deve vergognare. Bravo. Ma se da mettermi scuola, cara Carletta. Sta da mettere un scone sta napoletana. È una bestemmia! Ho detto va all'inferno, una cosa del genere, va all'inferno! Hai perfetto. Guarda, io non ho più parole, credimi, io non ho più parole. Ma anche quando sento dei dibattiti di televisione, quell'uomo con i capelli bianchi, non faccio il nome, ma non lo so come è diventato procuratore dei due fratelli. Ha sempre qualche cosa da dire male su questa Napoli, ma io non lo so. Io quando vedo, a me mi dispiace, guarda, ti faccio nome e cognome, a me mi dispiace di Montefusco, dei tuoi colleghi, della Gazzetta, Mimmo Maffitano, di altri esponenti come me, non lo so come fanno a non rispondere a quella persona. Forse perché, non lo so, il nostro presidente non lo fa mangiare. Cioè, ha sempre da dire qualche cosa su questa Napoli e su questo Napoli. Io questo è quello che mi fa rabbia. Non lo so. Io ho conosciuto tanti dei tuoi colleghi, ma siete delle persone eccezionali. Innanzitutto, si sa che quando vedo Napoli io... Certo. Mi dà... Mi dà qualche scassata, tanto giorni di mia moglie mi ha detto fa una casa. mi innervosisco perché purtroppo non lo so che hanno questi ragazzi, non lo so che hanno in testa, sono stufati, come dice Pampasoso, perché psicologicamente ormai hanno vinto uno scudetto, così come, ma non lo so, però bisogna andare avanti e credere sempre nel Napoli, chi è tifoso non ama. Ma che sta gente che dice che sto tu napoletano idea, ma che non la va nemmeno in sconda. È inutile che tu prendi
No, no, ma è inutile proprio che tu prendi le pratiche con una radio che scrive. Sai che fa? Il suo telefono. Perché chi se non va nemmeno una, cioè una cosa di rispondere, cioè, ma tu che vuoi rispondere? Sono una vergogna di Napoli, questa l'hai gente detto, qua sono una vergogna detto. Di Napoli tu l'hai detto, io lo confermo e io lo confermo quello che hai detto di Maurizio De Giovanni, ma li possiamo citare Maurizio De Giovanni. Cioè, come parlare di teatro, di cultura, ma come dice in questa città? Ma che dobbiamo dire? Noi possiamo noi abbiamo la storia di Napoli. I Troisi, i Danini, i De Filippi, i Totò, i De Benedetti, i Croci. Ma che ne parla giù questa gente? Io ti dico soltanto che spero che De Laurentiis, al di là di tutto questo, ma spero soltanto che De Laurentiis faccia degli acquisti. Perché all'altro faccio mi cagna, non lo so, ma l'assenza di Kim si fa sentire, perché Nakamani a me non mi dà ma no, non lo so, quando è andato via Kim si è perso proprio la difesa, poi non lo so, sta Coppa Italia che volevano, non lo so, però mi fa rabbia che un Frosinone è venuto qui a Maradona qua, vicino a casa mia, perché io sono che casa qua, vicino allo stadio. Io abito qua, a 5, ne manco 5 metri, sto proprio vicino. Ce l'hai in fondo? Qui stuca. Quindi ci conosciamo e mi fa piacere sempre di vedere. Grazie Rosario, un abbraccio forte. Ciao, sempre forza Napoli. Ciao, sempre forza Napoli. Sempre. Ciao, per quelli della mia generazione, insomma lo sanno, i botteghini per l'acquisto dei biglietti dello stadio erano dove adesso c'è quel famoso bar Gazebo di fronte alla Corva B, lì c'erano i botteghini, lì si acquistavano i biglietti e là c'era un campo di calcio, per modo di dire, che noi comunemente chiamavamo il campo della la femmina incinta, della donna in stato interessante, perché aveva questa particolarità che era curvo. Augusto da Licola, buonasera Augusto, forza Napoli! Buonasera Carlo, innanzitutto auguri a te e alla famiglia, perché domani non ci sarò. Con tutto il cuore, ricambio. A te e a tutta la tua famiglia, prima all'uomo e poi onesto, fondamentalmente, e poi al giornalista. Grazie. Dire lei, io volevo fare una considerazione, sono molto deluso oggi, molto deluso da questa notizia di Elmas, che Napoli avrebbe accettato l'offerta, la notizia di Ostigard che pure se ne vuole andare ed è in vendita. Io speravo per il 24 di un Napoli fondato su gente che ha fame, su gente che ha dimostrato attaccamento alla maglia pur stando in panchina l'85% di tutto il tempo a disposizione giocando solo il 15 immeritatamente, perché oggi rispetto al Murak Manica non stava da mettere a capa, è meglio 40 volte Ostica, lo hanno detto anche i critici oltre il mio pensiero, oltre a me, no, in giorni su. Allora il dispiacere mio e la speranza mia per il 24 era purtroppo quella di puntare sui giovani, Elmas, Ostigard, il nuovo che è arrivato, Nathan, sì. Nathan, l'olandese che è arrivato, Lindstrom. Questi ragazzi, visto che poi non sta giocando nessuno loro, nessuno l'ha fatto giocare a sinistra, dove lui è nato come ala sinistra e poi è diventato mezza punta, sempre a sinistra, praticamente alla posizione di diritto, tanto per essere più chiari. E voglio dire, non puntare su Zanoli, che pure se ne vuole andare su Gaetano. Purtroppo noi siamo il Napoli, noi non siamo il Barcellona, il Real Madrid. Noi siamo diventati purtroppo talmente presuntuosi, in testa chiaramente, sai a chi mi riferisco, talmente megalomani, da pensare che noi avremmo fatto un figo, che siamo i più forti di tutti, che avevamo bisogno di allenatori, di direttori sportivi, tanto c'era lui con la I, con la L maiuscola. Ora questo lui con la L maiuscola, che io ammiro 110 su 100 come amministratore,
come contabile, come dirigente d'azienda, ma non altro, ma non altro. Noi non abbiamo una comunicazione degna. Ti ricordi l'ha detto stampa Giuliano, che si chiamava, come si chiamava? Sì, sì, sì. L'ha detto stampa del Napoli di 30 anni fa, Giuliano. Sì. A proposito di Giuliano, sempre un ricordo al grande capitano che niente aveva a che fare con l'ha detto stampa. Però voglio dire, un comunicatore che vada in televisione ogni volta a dire, prima di commentare la partita, a dire l'arbitro, abbiamo vinto 4-1 con l'Udinese, l'arbitro non c'ha dato un rigore, abbiamo perso, l'arbitro non c'ha dato un rigore, ogni giorno, come fa nella televisione tipo da donna, no? Prima delle partite intervistano come si chiama chi la catena quando io l'occhio guardava è nato vabbè, lascia perdere, lascia perdere. Giuntoli che sta parlando sempre il ladro Milan, voglio dire, è gente che prepara già la partita da prima, no? E poi dopo chiaramente sorvola su tutte le schifezze che fanno il VAR ai loro vantaggio e non chiaramente come noi dovremmo fare al nostro svantaggio, perché noi gli arbitri ci stanno massacrando partita dopo partita, vittoria, sconfitto, pareggio che sia. Ora mandare i dati e l'uomo Rovellino, no? A dirigere Roma-Napoli a Olimpico è un altro segnale, è un segnale che settimana dopo settimana loro ci stanno propinando con i Mazzoleni, con i Valeri, con i Massa, l'unica Massa che ha fatto una massa d'errore, ma tutti contro di noi, le non ammonizioni, ci stanno distruggendo i calciatori che hanno aiutato che spezzano la coscia, che facciamo noi, sto parlando di qua, voglio dire, e non c'è nessuno che vada in televisione ogni volta, nelle televisioni importanti chiaramente, importanti fra virgolette, ovvero quelle che sono strisciate, sono tre praticamente, quelle che tutelano soltanto le tre strisciate e sperano che una fra Lazio, Roma, Fiorentino, Bologna, complimenti a Bologna tra parentesi che sta giocando benissimo, possano occupare quel quarto o quinto posto che serve a Napoli come il pane per continuare nei suoi bilanci positivi. Unica squadra fra queste qua che io ti ho detto che c'ha i bilanci positivi, l'altra è l'Atalanta, che sta un poco più indietro, capito? Allora voglio dire, la speranza mia era questa, di puntare su gente che ha fame, su giovani, su questi giovani che io ti ho nominato e che probabilmente 4-5 loro se ne vanno, da noi, Gaetano, Elmas, Ostigard, Linson dovrebbe rimanere fortunatamente, Nathan pure, che sono buoni acquisti, non sono scarsi, lo dicono anche altri come me, non sono presi a uno, non sono scarsi, purtroppo sono venuti in un contesto di uno che ha rovinato tutto, comunicazione, mentalità, organica, sistema di gioco, tutto ha rovinato, tutto, allenamenti fatti più in palestra oppure con partitelle, te le ricordi le partitelle di Di Maro fatte in 20 metri, la squadra A, la squadra rossa, la squadra arancione, senza pensare a un'organizzazione di gioco come faceva Spalletti, come faceva Sarri, come faceva, io ti dico una banalità, anche Gattuso ci ha portato a coppia con tutti i difetti, con tutte le malattie sue che ha avuto pure un brutto periodo di salute con l'occhio e compagnia. Ma ti dico, Gattuso, pure Gattuso era meglio, e Ghillo Francese, ma non voglio scantonare, non voglio dire cattive parole, siamo a Natale, quindi... Augusto, grazie! Io ti ringrazio del tempo, ti rinnovo gli auguri e grazie pure a te. Ti lascio con un buon Natale e un buon anno nuovo. Con tutto il cuore, tanti auguri pure a te, un abbraccio fortissimo. Andiamo da Alfonso, anche lui chiama da Napoli. Alfonso, buonasera. Buonasera.
E ci siamo conosciuti, dopo 2-3 settimane sono riuscito a prendere la linea. Vado subito al sodo. Innanzitutto tanti auguri a te e anche la redazione, quel giovane o signore che prende le telefonate, veramente gentile e squisito. Grazie. E quindi, detto questo, ripetiamo sempre le stesse cose. Purtroppo io faccio parte della fascia di ascolto, saluto, Mimmo non si è sentito bene perché rimbombava la voce, ma Luigi, Massimo da Terracina, Rosario, siamo tutti settantenni o un poco in più o un poco in meno, e siamo la memoria storica del Napoli, ma noi, come a te, non ci zittiscono mai, anche contro tutti sti ruffiani che li teniamo in casa. E non voglio fare i nomi perché non ti voglio mettere in imbarazzo, però uno te lo devo dire: su De Paola è inutile, disse che il nostro presidente si era lamentato preventivamente per la Juve perché lui ha diretto il Tutto Sport e fece lo scoop insieme a uno che tu conosci, non voglio mettere in intervennero in diretta una trasmissione, mi pare Canale 21, quando ancora stava la Mercurio, lo grande scoop portarono a Rizzoli a dire che il Napoli non si doveva lamentare di tutto, che non era stata favorita la Juve. Quindi conoscim che per un posto a uno di questi giornali si vendono pure a mamma, a sora, a moglie e pure i figli. Quindi non facessene i furbi, noi sappiamo perché lo fanno. Come pure quel signore in bianco, capisci a me, che è stato procuratore, quello fu quello che disse che Amoruso era migliore di Higuain, Amoruso Salernitano, che ultimamente ha detto che Messi è meglio di Diego. E beh, chi è Salernitano? Amoruso ha tenuto a Is come procuratore, è un antinapoletano per eccellenza. Chi è Di Nola? E capite, se è vero che il presidente non si è comprato nessun calciatore da lui e dal figlio, se pensano che non scendiamo in montagna e Ravallina, e capite, perciò ha tutto questo livore, ma a noi non ce ne importa. Il presidente nostro, nel bene e nel male, fa i suoi acquisti e compra i calciatori da chi vuole e non certamente da loro. E poi è Natale, lo scudetto non ce lo possono togliere, si sono coalizzati tutti. Scusa, un appello anche contro la stampa, non ti piglia collera, come si dice in napoletano. La stampa è il quarto potere, il famoso film di Orson Welles. Ormai si vincono le guerre, si sono sempre vinte. Il nazismo fu sconfitto, meno male, perché la grande stampa liberale americana e zio Sam scese in campo. Se no, manco quello, capito? Nemmeno nei partigiani, nell'Inghilterra, nella Francia, poterono contro il nazismo che si era impadronito dell'Europa. Fu zio Sam che salvò tutti quanti. Quindi la stampa ha molto potere, e purtroppo noi, dopo che abbiamo perso la capitale, che si è trasferita a Roma, non abbiamo voce in capitolo. Te lo dissi che il Corriere dello Sport, se la Roma diventa nostra antagonista, ci abbandona anche lei, e sì, sta succedendo. Chissà, mo stanno preparando la partita Irrati, è quello che ci fece perdere la partita con l'Udinese per favorire sempre quella liga, non si vergognano manco di parlare, si chiudessero nel gabinetto. Mo stanno con la Superliga, il Barcellona meno, ma il Real Madrid si è sempre schierato contro, perché chi lo Real Madrid sta facendo pare spara pure lui, perché anche è una delle grandi e favorite d'Europa, dove quelli non colorati, non diciamo il colore vero che dovrebbe essere marrone, non tengono voce in capitolo, perché 3 coppe tengono e 3 rimarranno per sempre, perché se si fa la Superliga, come ha detto Mimmo, mi pare, di Capodimondo, Luigi, avranno ancora meno potere di influenzare gli arbitri. E ti dico l'ultima cosa, quel giurista che si occupa, napoletano, che si occupa, a me mi sfugge il nome, mo, mi pare Celeste, non so, ha detto: questa è una
una vera congiura arbitrale. Questi fanno quello che vogliono. Scusa, ma Rocchi anni fa disse: i napoletani ce l'hanno con me e non so perché. E non so perché, lo sappiamo noi perché. A tutto interviene e dice sempre che l'arbitro ha arbitrato bene con noi. Non parlam di Orsata, di Mazzoleni, quella della Lega Nord. E questo mo Irrati vedrai che faranno vincere la partita a Roma, perché Roma chiagna e fotto, lo ha detto pure il nostro presidente, Roma è la sede del potere centrale del calcio e non si mettono contro Roma. Poi lo sai, la RAI è romanista, o Corriere dello Sport è romanista, loro contro la capitale, hai visto, quello è stato perdonato, quello ha detto cose gravissime degli arbitri, poi non ho già capito perché si risentono contro Mourinho. Chi le dice a Mourinho che vengano favorite la Juve e le squadre del nord? Ma io non ho capito, lo stesso ha detto Commisso, che mo pure lui ha capito, come quello precedente della Fiorentina, ti ricordi, esordì contro la Juventus e poi diventò uno dei servi, sappiamo, Mimmo l'ha raccontata, diventò un servitorello di Moggi purché se stesse zitto, hai capito? Quindi contro quelli là, ormai mio padre diceva la stessa cosa, mio nonno diceva, e poi l'ultima cosa, non so se ha telefonato Stan Antonino, non lo dico a te, ma a noi che poi rispondiamo, anche se io mi sbaglio e gli rispondo, non li dobbiamo calcolare proprio, perché chi lo loro sfizio, secondo lui, io ho tenuto uno che teneva a Bancarella, dicevi io parlo contro Napoli e non tifo con Napoli per far incazzare i napoletani, il loro sfizio che noi ci incazziamo, ma quelli prendono in giro loro stessi, se leggessero trattati di psicologia, non pensi che questo signore, io so che si tiene la terza media, la quinta elementare, c'è l'ingesta Galimberti, che tutte le persone che sono complessate e frustrate, che non riescono a raggiungere un obiettivo, che cosa fanno? Per dispetto si schierano proprio con le persone che non gli permettono di raggiungere quell'obiettivo, hai capito? Chi lo so frustrato con Napoli non vince scudette, che a Roma non vince scudette, che a Fiorentina non vince scudette, e secondo loro la loro lesione narcisistica e psicologica, che diventa pop psicanalitica e ossessiva, loro dicono: ah ecco, io mo divento pure io trionfante, divento juventino, tengo 33 scusette e faccio rispetto i napoletani, i romani, i fiorentini, ma grande frustrato, tu non sei nessuno, mettitelo in testa. Quindi non ci fai via, non ci fai via collera, perché abbiamo, come si dice, ci fai proprio pena che stino povero derelitto. Sono stato chiaro? Chiarissimo, Alfonso, grazie. Perché che non sanno leggere Freud, nemmeno Galimberto, che non sanno, non stanno manco all'altezza. Quindi ti saluto, scusami, no, anche la... l'altro signore, anche grazie l'altro signore ha detto il ritorno ci impedisce di fare un contraddittorio, ma non lo facciamo per maleducazione, perché è molto difficile. Ciao, un abbraccio a tutti gli amici napoletani e anche a te, alla tua famiglia e anche ai giornalisti che ci difendono, il grande Biagio De Giovanni. Buona serata, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, un abbraccio fortissimo, un abbraccio fortissimo. Questo è uno sfogatoio, quindi ci sta la telefonata come la tua, ci sta pure che nella difficoltà di un contraddittorio tu possa esprimere pienamente i due concetti, ci mancherebbe altro. Pizzico di pubblicità, vai regia. Viva Latino!
Saltatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo. Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. Siamo insieme. Allora, subito al telefono, Salvatore da Pianura, buonasera, cuore azzurro. Cuore azzurro, ciao Carlo. Ciao. Buonasera, prima di tutto. Ciao. Se tu ci fai caso, siamo tutti vecchietti che parliamo del Napoli. Ma quali vecchietti? Siamo vecchietti. Ma quali vecchietti? Diversamente giovani. Senti Carlo, mi è piaciuto un fratello in sangue azzurro che ha chiamato prima, come si chiama? Io perché ho acceso quando lì già stava a fine, ho sentito il suo, ma io stanotte mi gradò tutta la puntata tua, figura, yeah. Ero dormanotto, però mi faccio una ripassata. Come si chiama il fratello in sangue che ha chiamato prima? Alfonso. Chiamatemi adesso. Alfonso, bravo. È un Mimmo, non in miniatura, è a livello di Mimmo, è una persona di cultura. Complimenti. Mi ha anticipato in parecchie cose che ha detto. Però io ho qualcosa ancora da dire così, nella mia piccola ignoranza. Allora, questi ragazzi, diciamo le seconde linee, chiamiamolo così, che si stanno lamentando, io penso che stanno rubando un poco spogliato qui. Perché voi siete venuti da un Genova, Osigar, che giocava e non giocava. Gianluca Gaetano, che è venuto da una Cremonese in Serie B, vabbè, ha fatto buca, però, ma Serie B è una cosa, la Serie A è un'altra. Elmas oramai ha deciso di andarsene, io sono convinto, perché se mi danno un ingaggio un po' più, e poi vabbè, ognuno è padrone della propria volontà. Parliamoci chiaro, su qua Gesù che ha 33-34 anni, ma non ce la fa più. Zanoli, secondo me deve qualche palombra in orecchia, che lo signore traditore che ha mangiato in due piatti rossi e ci ha sputato a rito. Ecco per esempio che fa. Essere voi a Torino. Allora riceve il grande Antonio Giuliano, pace all'anima sua, che ha stato in cielo che lo ha giù. Chi vuole andare via? Ponti d'Oro. E allora ecco il grande Walter Mazzara, l'ha detto a chiare lettere. Ci sono persone che sono insoddisfatte. Il San Genova manca in banchino, mettesse, mi ha detto. Io non vengo, mettesse la primavera in quel pagatino, a banchino. Il San Genova mi portasse proprio a Roma. Tanto la tua partita, la tua partita su. Io come che ti do là? A questo punto, ti vogliono la primavera. Perché se questi qua devono essere scontenti. Scusate, ma Carlo, ma San Genova sta all'altezza in Champions League. Stanno all'altezza qua contro la Inter, contro la Milan, ma lì mi ha fornito. Allora hanno fatto cavetta. Si sono montati a capo, Carlo, è meglio che se ne vanno. Allora io ti ho detto per una volta, caro Presidente, caro Aurelio, tu l'hai visto, devi prendere delle persone esperte se vogliamo andare in Champions League quest'anno. Io lo so che il Barcellona è difficilissimo. Speriamo a dire, caro, come diciamo, quando un bolello, quando esce un numero per fare la cartella, i cinque numeri di numeri, quando chiamato un bolello in famiglia, adesso un numero per fare una quaterna, sai, quando chiamato a Natale ad un bolello in famiglia. Allora, con queste squadre qua, sai con me, sono grandi squadre. Se vinciamo con Barcellona, allora dico con Napoli va fino in fondo. Ma per la gente per battere queste squadre qua. Poi ci serve di genere esperienza, caro.
per fare montato, come dice in spagnolo. A noi ci servono due grandi difensori, su non la Salernitana, ma Zocca è forte, sì. È buono, a Zanò lo porta in prestito, suo vento fa proprio buono, che chi si è buttato a capo è meglio che se ne va. Ma pensavo, no, a Zanò che è guaglione, chi l'altro che è vecchio. Io la maglia, gli uomini passano, la maglia rimane. Allora, che si cade? Logicamente, la ministra Zanola, sì, corre, corre, è un cavallo pazzo, però non sapete mai che era la palla bizza. Arrivai in fondo, arrivai con l'affanno, andiamo a pigliare 100 esperti. Andiamo a pigliare, è buono il suo mazzocco, perché lo occupa per tutte le fasce, ma va. Sì, adesso sì. Ecco, bravo, è un. Vado a pigliare un grande centrale. Allora, sti card, se ne può dire, su Juan Gesù, se si può stare chiuso, se ne può dire. Allora, un grande centrale, è nato un grande centrale di riserva forte, pure nelle Serie A, esperto. Vabbè, un grande centro cambissero, da ricordo all'anno, 12 anni, non ci sì. Sei più tecnico, la bizza. Perché chi lo vuole, come si chiama in lingua svedese? Lindström. Io vedo buono, ecco, chi per esempio, io vedo che non è per il Pakistan, no, caro, ma vedo gli occhi più volontari che di là, io vedo proprio buono, o vogliono emergere, chi è buono, allora di tribù, sia chi sto vogliono, sia qualche cosa, come si chiama, bravo l'africano, che va a un Camerun, come cosa, anche sa, è nato grande mezzala di ballando. A lui ci si può scarpare la mia, suo provocatore, che piglia i palloni, quando fanno i contropiedi gli zenari, come fanno là di squadra. Allora noi non mi fai i balleri di Rosa Garda, andiamo a fare i provocatori in mezzo campo, ti piglia la munizione, perché pigliamo troppi gol in contropiedi, e ci vuole chi gli zenari. Mi spiego, io l'intero, piglia te i zenari, là di squadra, piglia te i zenari. E ci vuole, uno in coppa adesso può essere dei politani, dei pilocanti, ma dei politani non ce la fa. Cioè, due difensori centrali, uno buono, una mezza cazzetta, 19, che sa come andare a difesa. E poi fa una bella polizia, Ossicar, Juan Jesus, Suzanol, come si chiama, il Bass, Gianluca Gaetano. Esce di 4-5 l'ora, ma piglia 4-5 l'ora, ma buono Carlo, presidente, oramai, lo calcio a chi sta qua, è giusto. A noi c'è pure buono l'anno scorso Guaraschelli e con chi ha mancato a me via la lotteria, ma non si può fare sempre per il giocatore, speriamo come ho finito là, speriamo che me la cava. No, non potremmo fare ogni anno questo, Carlo Fra. No, ma per pure 100 esperti, giovani, sì, però hanno 100 esperti. Un pallone gioca a Cacerello, non mi dire. Un po' di giovani e un po' di esperti. Bravo, io ti saluto, ti ritrovo gli auguri, se non ci sentiamo domani. A proposito, voglio fare un piccolo, sono stato richiamato da Francesco De Martino. Se tu dici Salvatore, tu sei pianù, però sei nato in centro storico e tu sei, sono nato in centro storico a Sagrada. L'altro amico mio è nato a Via Tu, ma è di Gela Callavì, che hai pure che Via Tu, sono che Giuliani e Casco. Sono 54 anni, penso che via tua. Grande, solo che saluto il dottore De Magistris, ma poi l'aula deve mettere in appunto. Tutto rispetto per Giuliano, però certo. Ti sono napoletano come te. Certo. Stammi che sa pianuti a Giuliano perché siamo emigrati. Emigrati. Ciao, Carlo, un bacio. Ciao, dottore. Grazie a tutti, grazie. Ciao. E allora abbiamo il tempo, sì, di andare da Carlo. Questa è l'ultima telefonata. Carlo, buonasera. Buonasera, ci siamo sentiti qualche sera fa che parlai per quanto riguarda le ipocrisie che circolano nel mondo giornalistico del calcio, se ricordi. Mi ricordo. Stasera vorrei... Non ho capito, scusami. Mi ricordo, ho detto. Ecco, no, stasera vorrei trattare due temi. Uno ADL che stamattina in una trasmissione radiofonica da te ben diretta nel tuo spazio ha praticamente accusato ADL che non riesce a mantenere gli allenatori, eccetera. Tu per non, diciamo, esagerare nel tuo modo di pensare hai detto la media degli allenatori che c'è in Napoli negli ultimi dieci anni. Ecco, invece secondo me, io mi permetto di essere più, diciamo, sereno nella mia espressione, non è così, perché ADL, gli allenatori, quelli che hanno avuto i risultati,
li voleva stendere tappeti verdi e li voleva tenere per tantissimo tempo. È vero. Il primo Mazzarri lui lo voleva tenere a Napoli e Mazzarri non ha avuto il coraggio di rimanere, tanto è vero che l'ha detto adesso, che secondo lui non avrebbe potuto fare di meglio. Secondo Sarri, il quale praticamente Sarri andò addirittura a casa sua al suo compleanno per rinnovare il contratto, invece Sarri addirittura all'ultima intervista dell'ultima giornata di campionato disse che avrebbe dovuto parlare con la famiglia. Con la moglie. Ci ha preso in giro a tutti noi napoletani, ancora non l'hanno capito in tanti, perché sono convinti che Aurelio De Laurentiis voleva far andare a Sarri. Non esiste proprio. E con Spalletti quest'anno, che praticamente, siccome c'era la prelazione e quindi Aurelio De Laurentiis con la mail e la PEC aveva rinnovato il contratto, e lo stesso Spalletti, tutto il mio rispetto, però non ho avuto il coraggio di andare avanti perché chiaramente ognuno di loro voleva migliorare dopo che a Napoli hanno dato il massimo. È storia quella che hai raccontato, Carlo, è storia. E infatti, la vorrei chiarire per i tanti che ancora oggi accusano Aurelio De Laurentiis, il quale non riesce a mantenere... loro che non hanno i cosiddetti. Poi volevo intervenire solo un attimo sulla sconfitta col Frosinone. Secondo me è una sconfitta episodica, perché non esiste mai che il nostro caro Di Lorenzo regala 2/3 gol agli avversari. Così doveva andare, come è andata con la Cremonese l'anno scorso, ci ha portato bene. E hai visto mai? Hai visto e mai. E quindi forza... Grazie Carlo, ciao, buona serata. E poi come te sono diversamente giovane, come tu dici, perché sono un tuo coetaneo. E allora siamo diversamente giovani e te. Ciao Carletto, ciao. Ci salutiamo qua, appuntamento a domani. Forza Napoli sempre, ciao a tutti. Viva Latino! Siamo con Francesco Maisto, presidente dell'ente Parco dei Campi Flegrei, giulianese, che da alcuni anni presta servizio in quella che è una delle zone più belle del mondo. Io personalmente adoro i Campi Flegrei perché è una zona ricca di storia, di arte, di cultura, veramente c'è di tutto, di più. Allora, Maisto, iniziamo col dire una cosa importante. La sua è una scommessa vinta. Nel senso che lei ha ricevuto questo incarico ormai da alcuni anni, lo porta avanti con grande professionalità, ma soprattutto ha ottenuto risultati incredibili, tant'è che l'ente che era, diciamo, possiamo dirlo, non conosciutissimo, è divenuto un punto centrale dell'ecosistema regionale e non solo perciò di quello dei Campi Flegrei, perciò complimenti. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito direttore, un saluto a tutti i telespettatori. E io ho assunto questo impegno e quest'onere dal primo giorno come un qualcosa di molto importante, quasi come una sfida nel far rinascere un ente che era ormai dormiente dovuto all'assenza del legale rappresentante da diverso tempo e anche da un'investitura regionale per riportare in alto i Campi Flegrei.
E l'impegno mio è stato costante e continuo nell'indirizzo di far rinascere, a partire da un ufficio che ne era inesistente, diciamo, dall'inizio. Sono appena insediato, ho trovato uno sfratto esecutivo sulla scrivania, insomma bisognava lavorare da subito, e ci siamo subito adoperati per riportare a galla quest'ente che era ai più sconosciuti. Allora, io non so da dove iniziare per le iniziative fatte. Possiamo partire da quella che ha avuto grandissimo successo, che è stata la guida. È stato un lavoro molto importante, una guida seria e fatta veramente bene, sia per i turisti ma anche per coloro che vivono la Campania ma non sanno che nei campi per